sono 30 milioni di italiani a rischio, perché fra quest'anno, a partire da domani, l'anno prossimo ci sono, fra cartelle esattoriali, accertamenti e fermi esecutivi e pignoramenti, 30 milioni di sanzioni in partenza. Ora, la situazione sanitaria è quella che è, c'è un allarme economico, sociale e sanitario, il governo sta pensando a prossime chiusure, quindi noi chiediamo che, mentre si chiede agli italiani prudenza e assenza da scuola o dal lavoro, si fermi l'invio che è previsto per domani di milioni di cartelle esattoriali, che nel 90% dei casi sono di importi inferiori ai 10.000 euro, quindi non stiamo parlando di evasori, stiamo parlando di persone che non ce la fanno a pagare quello che hanno dichiarato, la multa. Se gli fermi la macchina, ovviamente è la mazzata definitiva, quindi facciamo a nome di questi 30 milioni di italiani per bene, che hanno dichiarato e hanno una momentanea difficoltà economica, di fermare. Se il governo pensa di fermare le scuole, fermare le partite, fermare le palestre, fermare i matrimoni, fermi, e lo può fare solo lui con un suo intervento diretto, l'invio di questi 30 milioni di cartelle esattoriali. A quanto pare nella maggioranza c'è ancora una discussione su un'eventuale rateizzazione ulteriore. Speriamo che la discussione fra PD e 5 Stelle finisca in fretta, perché le prime cartelle esattoriali partono domani. E quindi domani sera un padre di famiglia che è a casa da 6 mesi rischia di vedersi fermare la macchina o arrivare una cartella del fisco a casa. Quindi la discussione non può andare avanti oltre, anche perché la follia è che chi ha la rateizzazione per debiti del passato dovrà pagare tutto in una botta entro i prossimi giorni. Quindi c'è un paese a rischio? Sì. Ci sono i contagi in aumento? Sì. Si sta pensando da parte del governo alla chiusura di scuole o di attività economiche? Sì. Fermate l'invio di queste cartelle esattoriali. Ripeto, non stiamo parlando dei milionari che si sono fatti la quarta villa da qualche parte, sono cartelle inferiori ai 10.000 euro che possono essere la rovina di una famiglia. Cosa fa pensare che il governo questa volta la smetterà, l'ha ascoltata per altri temi come il NATO? Io spero che ci ascolti su due temi in particolare. Uno, lo stop all'invio di queste cartelle esattoriali. Ripeto, se stai pensando, io ho letto le parole di Conte, a richiudere l'Italia un'altra volta, non puoi farti vivo solo con una cartella del fisco a casa di gente che non ce la fa. Due, è impensabile che settimana prossima ci sia un concorso straordinario per 66.000 precari che gireranno di regione in regione in un momento in cui la scuola già soffre di suo. Quindi spero che ci ascoltino, perché non è un appello della Lega. Queste 30 milioni di famiglie non sono di destra o di sinistra, sono 30 milioni di famiglie in difficoltà. Questi 66.000 insegnanti che rischiano di girare per l'Italia ammalandosi non sono di destra o di sinistra, sono donne e uomini. Quindi fermate l'invio delle cartelle esattoriali e fermate questi concorsi straordinari per decine di migliaia di persone, perché non è il momento adatto per farlo. È stato il modo peggiore di svegliarsi stamattina, alle 7:30, con una notizia che mai mi sarei aspettato, anche perché ho parlato in Calabria fino a ieri, ho incontrato il sindaco di Catanzaro ieri pomeriggio, stavamo ragionando di sanità, visto che scade il commissariamento della sanità, e il problema Covid purtroppo adesso è in tutta Italia. Io le ho lavorato fino a ieri pomeriggio e l'ultima cosa che mi sarei aspettato sarebbe stata questa notizia, quindi è il momento della preghiera, dell'abbraccio, della vicinanza alla sua famiglia, alla sua comunità. E spero che nessuno, anche se una speranza che ho visto già vanificata in queste prime ore, ricominci subito a parlare di politica con la P minuscola o a sciacallare con una donna di 51 anni che è morta stamattina alle 6 in casa sua. Lo spero che veramente tutti si facciano un esame di coscienza, ricominciamo a parlare ovviamente di vita, di sanità, di infrastrutture, di Calabria la settimana prossima, però almeno in questi giorni preghiamo e portiamo rispetto. Il comitato Flat Tax Lazio insieme al comitato Flat Tax Molise e Umbria sono presenti oggi per dire no, basta alle cartelle, stop con questo stato di cose, vogliamo una pace fiscale reale per commercianti e singoli cittadini, ma soprattutto una flat tax reale per tutti. Che sia l'inizio di una rivoluzione fiscale che dà la svolta veramente al paese.
siamo assolutamente consapevoli e convinti che questa sia la strada migliore da fare. Ci sono molti feriti da questa vicenda del Covid, tanti piccoli imprenditori, tante famiglie. E come essere caduti, essersi sbucciati un ginocchio, il ginocchio sanguinato, adesso stava cercando di cicatrizzarsi con la crosta e il governo con questi provvedimenti, questi invio di 9 milioni di cartelle, con questi DPCM, con questa continua litania di terrore e di angoscia, come se strappasse questa crosta e facesse tornare a sanguinare una ferita che stava cercando di guarire. Ecco, noi diciamo a questo governo di fermarsi, perché la situazione è veramente complessa, difficile, le ricadute economiche sono tragiche. Perché se si attaccano le piccole imprese, che sono quelle che garantiscono a 12 milioni di famiglie di avere a casa uno stipendio per sfamare i figli e per poter andare avanti, questo viene messo a rischio e queste persone rischiano poi di andare in fila magari a cercare il sussidio di Stato anziché avere la dignità di un lavoro. Allora, siamo qui chiaramente per chiedere il blocco delle cartelle esattoriali. In questo momento così critico, così complicato dal punto di vista sociale ed economico, che ha messo a terra milioni di italiani, non si può incidere ancora di più, andare a colpire quelle che sono le classi più deboli, le fasce più deboli. Il governo deve fare un atto di responsabilità e soprattutto venire ad aiutare, a sostenere in questo momento proprio le classi più deboli. Speriamo che ci ascolti, siamo qui accanto appunto a Matteo Salvini a chiedere, a cercare di costruire proprio affinché loro possano ascoltare ormai veramente un grido di dolore che parte dai cittadini e che noi in questo momento sosteniamo.